Infobox. 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 Due giorni per approfondire tutte le tematiche relative al mare e all'attività nautica, aspettando Sottocosta 2022 è un'iniziativa voluta dalla Camera di Commercio di Chieti Pescara e dal Marina di Pescara che la ospita, con la collaborazione tecnica di Assonautica, una vera e propria anteprima del salone espositivo che tornerà dal 22 al 25 di aprile del 2022, dopo la pausa forzata a causa pandemia. Fittissimo il programma degli eventi, con convegni, dimostrazioni, esperienze in mare, street food di pesce ed una serata dedicata alla letteratura in collaborazione con il FLAN. Sottocosta quest'anno, come dicevo, non si è potuto fare in quanto le condizioni della pandemia non ce l'hanno consentito. Però noi come Camera di Commercio, come Marina di Pescara e Assonautica non volevamo lasciare in abbandono questa iniziativa che io considero molto importante per il territorio e per lo sviluppo di questo tipo di attività. Abbiamo messo in piedi Aspettando Sottocosta, che manca solo praticamente l'esposizione nautica, ma è arricchita da una serie di convegni e di studi che porteremo all'attenzione proprio per aumentare la conoscenza di quanto è importante la nautica da diporto, per quanto è importante rispettare il mare, per quanto è importante conoscere tutto ciò che rende il nostro mare di maggiore interesse per la collettività. Si parte con il convegno di oggi, molto importante, sulla sostenibilità e sugli investimenti nel sistema portuale, per continuare poi nel pomeriggio con un convegno molto tecnico sul Marina Resort, houseboat e quant'altro. Ci sarà poi il premio design nautico nazionale, ci sarà l'open day degli sport del mare, dove avremo la possibilità di mostrare a tutti i giovani, ma anche ai meno giovani, le varie discipline che ci sono con il mare. C'è un convegno importantissimo di sistema di tutta la nautica abruzzese sabato mattina, molto molto importante. Poi il report sull'economia del mare a cura della Camera di Commercio di Caeta, la premiazione, il convegno anche del FLAG Pescara, l'iniziativa di salvamento dei soccorsi in mare, insomma c'è tutto, tematica dal giuridico allo sport, alla sicurezza, alla sostenibilità, che è poi il tema di Sottocosta, e quando poi ad aprile diventerà espositivo. La valenza di questo appuntamento, che appunto non è espositivo, è che dopo la sosta, diciamo, Covid, la sosta forzata, volevamo mantenere il dialogo con la realtà nautica e anche la visibilità del sistema nautico abruzzese, ma che non è solo il sistema nautico abruzzese, si collega con le tematiche nazionali del settore, e quindi è un anticipo di quello che sarà poi l'evento di Sottocosta, che speriamo tornerà sicuramente espositivo ad aprile del 22. Sì, questa è la manifestazione del Marina e anche la storia recente del Marina. Naturalmente noi abbiamo ritenuto quest'anno di mettere in piedi una manifestazione chiamandola Aspettando Sottocosta 2022, perché ci siamo trovati nella situazione ormai nota a tutti, e già l'anno scorso avevamo saltato, quindi non potevamo assolutamente non riproporre qualcosa che marcasse la presenza della nautica e di tutto quello che la circonda sul porto di Pescara. Una manifestazione che naturalmente viene svolta in un momento anche un po' diverso dal solito, perché noi di solito la programmiamo per l'estate, e adesso siamo alla fine dell'estate, però abbiamo colto l'occasione intanto per parlare della nautica in un momento così particolare. La nautica nonostante tutto ha retto, e quindi tra l'altro avremo la presentazione del rapporto economico della nautica redatto dalla Camera di Commercio di Frosinone Latina, che è tradizione che venga presentato anche a Pescara oltre che a Genova, e quindi noi cercheremo di ragionare in questi due giorni per cercare di programmare e cogliere tutte le opportunità che questo settore porterà al territorio nei prossimi anni.
aspettando sotto costa 2022, si è aperto con un convegno sulla sostenibilità ambientale e la transizione ecologica nella Blue Economy. Abbiamo infatti accolto con grande piacere l'invito, perché da qualche mese che stiamo dando importanza alla transizione ecologica dei porti, perché i porti devono assolutamente essere il fulcro di questa transizione, perché il trasporto marittimo purtroppo è causa delle emissioni di CO2, e quindi per parlare di decarbonizzazione e quindi di sostenibilità ambientale non possiamo che passare anche per i porti. Qual è lo stato di salute del nostro mare? Lo stato di salute dipende da quale mare e soprattutto da che aspetto, però è uno stato di salute che può essere ancora recuperato e deve essere fatto tutto il possibile entro il 2030, perché abbiamo insomma una sveglia che ci dice appunto che i cambiamenti devono essere fatti ora e non possiamo più aspettare. Nel corso degli incontri c'è stato anche spazio per gli aspetti progettuali, tecnici e normativi dei Marina Resort, gli Houseboat e Boat & Breakfast, oltre all'innovazione con il Salone delle Idee e la consegna del premio Design Nautico. Riconoscimenti che sono andati per la categoria professionisti a Massimo Di Colantonio per il progetto LES. Per la categoria studenti il vincitore è stato Francesco Pio Zaccaria con il progetto Explore. Menzioni d'onore a Luca De Laurentiis per il progetto Pinna Nera ed Olga Pavone per il progetto Curva. Diciamo che nel Salone Idea e Innovazione nella Nautica di Sottocosta Pescara abbiamo sempre affrontato delle tematiche vicine al design, all'innovazione, alla progettazione, e molto si può ancora fare in questo ambito, e cerchiamo di affrontare ogni anno dei temi nuovi e interessanti per dare degli spunti di riflessione e di approfondimento a professionisti come architetti, ingegneri, studenti di architettura, di ingegneria e di design. Quest'anno Aspettando Sottocosta 2022 abbiamo organizzato un seminario di approfondimento sul tema del Marina Resort, Houseboat, Boat & Breakfast, nuova frontiera del turismo nautico, aspetti progettuali, tecnici e normativi soprattutto, perché molto si può fare nel nostro territorio, è effettivamente una nuova frontiera e una nuova opportunità di business non solo per i marina ma anche per i progettisti, come tema da affrontare nella progettazione, un po' casa, un po' barca. A seguire presenteremo anche il bando della prossima edizione 2022 del Premio Nazionale Design Nautico. Come vedete, questi sono i progetti che sono pervenuti nelle passate edizioni, e annunceremo il tema per la prossima edizione, che sarà appunto con premiazione ad aprile 2022 in Sottocosta Pescara. Fare sistema è la parola d'ordine dell'incontro nell'ambito di Aspettando Sottocosta 2022 tra tutti gli enti abruzzesi che si occupano di nautica e di porto in particolare. Dunque una giornata per incontrarsi e per decidere se costituire un board che porti una sola voce alle istituzioni rispetto alle problematiche del settore. Fare sistema è importante in un settore come la nautica da diporto, che ha un moltiplicatore economico, occupazione, sport, anche in termini sociali, ma non si rappresenta né viene considerata per il valore che invece esprime. Quindi abbiamo voluto chiamare i circoli, i rimessaggi, i porti della costa abruzzese per l'idea di fare sistema, di rappresentare tutta la nautica abruzzese per il valore che esprime, come dicevo, e quindi magari costituire un advisory board regionale che non si sovrappone alle attività, ma sarà appunto consultivo e rappresentativo in maniera unitaria di tutte quelle che sono le problematiche comuni della nautica da diporto, la possibilità di appunto fare massa critica nei confronti degli enti e delle istituzioni, attrarre risorse, fare informazione, supporto anche normativo
legislativo, al legislatore regionale e anche nazionale, insomma anche il ruolo di Assonautica Italiana e Assonautica Pescara che ha promosso questa iniziativa è proprio questo, lo sviluppo della nautica da diporto sotto tutti i punti di vista, ma facendo sistema. Attualmente forse non c'è la consapevolezza piena di quanto la nautica possa contribuire alla crescita economica. Esattamente, anche in termini sportivi i porti, porti turistici sono un moltiplicatore economico, sono un turismo, sono occupazione, eventi sportivi, sport, attività sociale, attività ludica ed esprime anche tanto sia in termini di numeri che in termini economici, però poi quando ci sono forme di investimento, considerazione anche normativa, non c'è quella considerazione sul valore di questo settore e su quello che appunto rappresenta. È un'iniziativa propostaci da Assonautica che, come sappiamo, è promossa dal sistema camerale nazionale e che raduna tutta la filiera della nautica al proprio interno, quindi ci è sembrato giusto e doveroso accogliere questo invito, cioè quella di mettere insieme tutti quelli che hanno voce nell'ambito della nautica, porti turistici, circoli, associazioni, federazioni, perché ci siamo resi conto che nonostante l'importanza di questo movimento per il PIL regionale non siamo mai stati rappresentati da un'unica voce e questo comporta una certa sottovalutazione da parte dei decisori pubblici nei confronti di questo settore. E invece crediamo che sia giunto il momento di parlare con una voce unica, perché sono tante le tematiche che ci accomunano, accomunano i porti turistici, gli approdi, quelli che operano nel settore della nautica a tutti i livelli. E approfittiamo di questo evento, di questa anteprima di Sottocosta 2022 che insomma è stata rinviata ad aprile 2022 per fare una riflessione sul nostro mondo e per capire come porci con un'unica voce nei confronti di quelli che sono i nostri interlocutori, quindi soprattutto mi viene da pensare all'amministrazione regionale, ma perché no anche estendere questo ragionamento alle politiche nazionali. Siamo molto contenti di partecipare a questo avvenimento perché oggi più di qualche anno fa è impossibile andare da soli, quindi se si riesce a fare un gruppo e creare una sinergia, appunto come diceva lei, possiamo pensare di essere ascoltati, perché altrimenti da soli non riusciamo a avere una risposta adeguata alle esigenze che sono importanti per un, anche nel nostro caso, un piccolo porto turistico di 240 posti barca, perché le spese e gli impegni da affrontare sono enormi, quindi se si riesce a fare un gruppo con le altre realtà sia della regione ma anche a livello nazionale si hanno possibilità sicuramente maggiori. Ecco, quali sono le problematiche che incontrate quotidianamente? Ma la problematica più importante per un porto è banale, ma è, ad esempio, è il problema del dragaggio, dell'insabbiamento che c'è. E se si parla di un porto di notevoli dimensioni, è vero che è anche più grande il problema dell'insabbiamento, ma è anche vero che le risorse sono maggiori per affrontarlo. Ma per un piccolo porto come il nostro, di 240 posti di barca, pensare di avere periodicamente ogni anno un problema di dragaggio con le spese che ci sono di oltre 50-60 mila euro all'anno diventa quasi un elemento che ti costringe a chiudere, insomma. Si diceva una delle problematiche più importanti in Abruzzo, ma non solo, per gestire un porto e un approdo è quella del dragaggio, ma ci sono anche altre tematiche all'ordine del giorno. Sì, assolutamente sì, noi questo problema non l'abbiamo, siamo forse uno dei pochi porti che riescono a dare ospitalità a barche anche con pescaggio di 3-4 metri, il nostro porto è 7 metri di profondità, quindi questo problema per fortuna non l'abbiamo, ma ce ne sono tante altre, una fra le tutte è la possibilità, ecco, di avere un rifornimento di carburante che all'interno del porto diventa estremamente problematico in quanto vengono serviti i pescherecci che hanno un regime agevolato e il diporto è escluso in quanto un gestore che lo faccia non si riesce a trovare. E immagini lei andare con le tanichette con un divieto di bunkeraggio esistente per fare il rifornimento diventa problematico. Anche per i transiti, lei consideri che noi l'anno scorso in regime di lockdown al porto di Vasto abbiamo avuto 190 transiti di barche, tutte quante di dimensioni importanti, di caratura importante.
Siamo contentissimi di essere qui questa mattina, per noi il discorso di fare sistema è fondamentale. Siamo quattro porti in Abruzzo, abbiamo delle prerogative diverse l'uno dall'altro, però ci unisce dal punto di vista dello sviluppo turistico, ci unisce il territorio. Quindi se riusciamo a fare sistema legando i quattro porti e legandolo al territorio, credo che riusciremo ad offrire a fare un'offerta turistica unica a livello italiano e a livello europeo. Quali sono le attività principali nel porto di Giulianova? Il porto di Giulianova nasce come porto peschereccio e si sviluppa come porto turistico. Oggi abbiamo una parte peschereccia importante, quindi una pesca che è soprattutto votata alla pesca del pesce azzurro. Stiamo cercando infatti di rilanciare anche il nostro mercato ittico, però poi si è sviluppato un porto turistico importante in fase di crescita per il quale stiamo cercando di offrire sempre migliori servizi. Box.